l'Italia non è primo nel nulla, non è primo nel nulla, non nella tecnologia moderna, non nell'arte, non nella scienza, non nella matematica, non nel cibo, neanche nel vino, non è il primo Italia. Forse l'Italia è famoso della corruzione o del peggiore politica che è intrapresa dai politici. Probabilmente la vostra generazione vive il peggior periodo della storia italiana. Da quello che ho sentito io, anzi, che sono sicuro, una volta non era possibile. Una volta non era possibile. L'Italia era il paese migliore di tutti, quando gli italiani sapevano cosa era giusto, quando sacrificavano per gli stessi, per gli altri, quando gli uomini si comportavano da uomini, quando andavano d'accordo con gli amici, con i vicini. L'Italia nella storia ha fatto grandissime cose, che sia nella tecnologia, che sia nella cultura. L'Italia era un grande paese. Quello che volevo dire io, adesso molti si sono scordati questa grandezza dell'Italia. Io credo fermamente che voi dovete essere orgogliosi della vostra storia e che vi dovete rimettere in piedi. Ovviamente io posso parlare solo nell'ambito del turismo, ma facendo turismo ho visto tante cose. È possibile, il vino italiano non è il migliore del mondo, il cibo italiano non è il primo del mondo. Secondo me è impossibile. Forse qualcosa non va, forse qualcosa non va. Noi sappiamo tutti che il cibo italiano è il più buono. Noi sappiamo tutti il vino italiano è il migliore del mondo. Cosa non va? Non lo so. Forse nell'atteggiamento, forse non sappiamo a mostrare i prodotti italiani. Ma io da occhio da coreano vi posso dire che l'Italia ha tutti i requisiti. Bisogna pubblicizzare l'Italia. È tempo di risalire sulla vetta. Sarà una scala lenta, e sarà piano piano, ma è dai piccoli cambiamenti che ci sono grandi risultati. Senza cambiamenti si diventa uno stadio fermo. Cambi pure il rispetto agli stranieri. Molti italiani guardano gli stranieri, tra l'altro verso il basso. Senza offesa, quanti italiani vedendo un asiatico passare avranno detto cinese, cinese, no? Per me non è un caso, proprio il caso, anche perché l'economia cinese è il più forte, ormai più forte di quella italiana. Infatti molti vivono molto meglio della media degli italiani. Ora dovete agire, cominciare ad aumentare il business con i paesi stranieri. Ci deve essere un'importazione, esportazione di massa. Per esempio dall'Italia alla Corea.
possiamo esportare cose che i coreani fanno fatica ad averlo. Come i prodotti, non so, ci sono, abbiamo già parlato, ci sono i prodotti gastronomici, olio di oliva, il buon vino, ci saranno molte cose, magari che quello che io non conosco. Dobbiamo trovare insieme questi prodotti che possono interessare ai coreani o ai stranieri. Io che lavoro nel turismo penso che il guadagno non sia sufficiente nel vendere soltanto il pacchetto viaggio. Ci devono cercare l'attività e nuovi prodotti interessanti da vendere ai turisti. Se non ci sono questi prodotti, dobbiamo produrre. Possiamo produrre questi prodotti. Per forza dobbiamo produrre. L'altro ieri è atterrato un volo pieno di turisti coreani in Sicilia. I turisti faranno una settimana di viaggio in Sicilia. Il tutto non deve finire in nulla. Questo deve essere l'inizio per grande occasione per mostrare quanto valga l'Italia, la nostra possibilità, la possibilità d'Italia. Tutto questo che volevo dire io, veramente, la Sicilia è meravigliosa, non mancano le risorse, non mancano le risorse. C'è natura, c'è arte, c'è storia, c'è mare, c'è buon cibo, c'è questa bellissima atmosfera. Noi dobbiamo cominciare. Grazie.